Segue una domanda, non so se è rivolta a me o a se stessa. Come definire quello che è successo nel 91? Una rivoluzione o una controrivoluzione? Comunque sia, nessuno tenta neppure di spiegare in che tipo di paese viviamo. Qual è la nostra idea, a parte il salame? Che cosa stiamo costruendo? Dove stiamo andando? Passa la vittoria del capitalismo, è così. Per 100 anni abbiamo detto, pesta e colera del capitalismo, che era qualcosa di obbrobrioso, un mostro. E adesso ci diciamo orgogliosi di andare anche noi nella stessa direzione, diventando come tutti gli altri. Ma se diventiamo come tutti gli altri, in che cosa ci distingueremo? In tono ironico. Non eravamo il popolo portatore di Dio, la speranza di tutta l'umanità progressista. Tutti adesso guardano al capitalismo come una rosea prospettiva, così come ieri guardavano al comunismo. Sogni. Si condanna Marx, accusano l'idea. Un'idea assassina, ma secondo me i colpevoli sono gli esecutori. Qui da noi non c'è stato nessun comunismo. Ma lo stalinismo, e adesso non ce n'è, non c'è né il socialismo né il capitalismo, né il modello orientale né quello occidentale, né l'impero né la repubblica. Siamo sballottati di qua e di là, com'è meglio che stia zitta. Stalin, Stalin, non finiscono più di seppellirlo, ma non ci si riuscirà comunque a intararlo definitivamente. Non so a Mosca, ma da noi si vede spesso il suo ritratto incollato al vetro del parabrezza dell'automobile e sugli autobus. È popolare soprattutto tra i camionisti degli auto articolati, in uniforme da generalissimo. Il popolo, il popolo. Il popolo cosa? È di se stesso che parla quando dice in uno dei suoi proverbi che con lo stesso legno puoi fare un randello o un'icona. Ed è ciò che ne è stato fatto. La nostra vita oscilla tra la baracca dell'Hager e il più completo casino. Adesso il pendolo è nel mezzo. Metà del paese attende un nuovo Stalin, perché venga a ristabilire l'ordine. Tace di nuovo. Anche da noi, certo, al Comitato Regionale abbiamo sempre parlato molto di Stalin. Cioè, la riguarda tutta la mitologia del partito che si tramanda da una generazione all'altra. E tutti rievocavano, scusate, volentieri, la vita ai tempi del padrone. C'erano determinate regole, ad esempio ai capi dipartimento spettava il tè con i tramezzini e ai conferenzieri tè senza niente. Quando è stata introdotta la mansione di vice capo dipartimento, è sorto il problema di come fare e si è deciso di servire a loro tè senza tramezzini, ma su un tovagliolo bianco. Era un segno di distinzione in vista dell'ascesa all'Olimpo, dove sono gli dèi e gli eroi. Per intanto dovevano sgomitare per assicurarsi un posto alla greppia. Era lo stesso ai tempi di Cesare o di Pietro, primo. E sarà sempre così. Ma li guardi un po' i suoi democratici. Non appena hanno preso il potere, dove si sono precipitati? Alla mangiatoia, al cuore dell'abbondanza. Lì dove sono finite non pochi, a rivoluzioni. Yeltsin si è battuto sotto i nostri occhi contro i privilegi, dichiarando la propria fede democratica. E adesso non solo si compiace di essere chiamato Zar Boris, ma è diventato una specie di padrino. Mi è capitato recentemente di rileggere Giorni dannati di Ivan Bunin. Prendevo da un ripiano il libro, trovo il segnapagine e legge. Ricordo il primo giorno dell'insediamento al potere di Bolscevichi, un vecchio operaio che si stava accanto al portone dell'edificio dove c'era prima la sede delle notizie di Odessa.
un tratto una torma di ragazzini è saltata fuori dall'androne con dei fasci di inzio bestia. Freschi di stampa strillando, imposta una contribuzione di 500 milioni ai borghesi di Odessa. L'operaio, con voce roca, quasi soffocando per la collera, era l'esultanza maligna. Troppo poco, troppo poco. Non le ricordo niente, ma sì, mi ricordo gli anni di Gorbaciov, i primi tumulti. Quando il popolo ha cominciato a riversarsi in piazza chiedendo ora il pane, la libertà, ora la pratica che da fumare, faceva paura. Tra i funzionari del partito ci sono stati molti infarti e ictus. Vivevamo così, ci aveva abituato a pensare il partito, circondati da nemici, come in una fortezza assediata. A una guerra mondiale ci eravamo preparati, temevamo più di ogni altra cosa una guerra atomica, ma non ci aspettavamo un tracollo come questo, per niente. Eravamo abituati a sfilare a maggio e per l'ottobre a innalzare i nostri cartelli. La causa di Lenin vive nei secoli, il partito è la nostra guida. E qui non colonne ordinate, ma una marea umana, non era più il popolo sovietico, ma un altro popolo. Che noi non conoscevamo. Con altri slogan, i comunisti a processo, schiacciamo la serpe comunista. Abbiamo subito pensato a Nova Cherkask. Le informazioni erano secretate. Ma noi sapevamo che al tempo di Khrushchev, in quella città, gli operai ridotti alla fame erano scesi in strada. E avevano loro sparato addosso, ne avevano fucilati. E quelli che erano rimasti in vita li avevano dispersi nei lager e ancora adesso le famiglie non sanno dove si trovino. Ma qui c'è già la perestroica. Qui c'era già la perestroica. Sparare non si poteva, mettere in galera nemmeno. Bisognava parlare con loro. E chi di noi era in grado di andare in mezzo alla folla a pronunciare un discorso, iniziare un dialogo, farli ragionare? Eravamo degli apparatchiki, dei propagandisti, non degli oratori. Io per dire, tenevo delle conferenze nelle quali stigmatizzavo i capitalisti e difendevo i neri americani. Nel mio ufficio avevo le opere complete di Lenin in 55 volumi. Ma chi li ha veramente letti? Li si sfogliava prima degli esami dell'istituto. La religione è l'oppio del popolo e ogni diuzzo sa di necrofilia. Eravamo terrorizzati nel panico, tutti noi, conferenzieri, istruttori, segretari dei vari comitati, regionali e altro, non ce la sentivamo più di andare a parlare agli operai nelle fabbriche o agli studenti nelle università. Sobbalzavamo spaventati ogni telefonata e se ci avessero chiesto di Sacharov o Bukowski, cosa rispondere? Erano ancora nemici del potere sovietico o non lo erano più? Che valutazione dare di un romanzo come I figli dell'Arabat di Ribakov? I figli dell'Arabat di Ribakov o le opere teatrali di Satrov? Non avevamo ricevuto alcuna direttiva dall'alto. Prima ci dicevano: hai realizzato il tuo compito, hai portato la linea del partito nella vita. Ma adesso scioperano gli insegnanti. Perché aumentino loro lo stipendio? Un giovane regista fa le prove di uno spettacolo teatrale proibito in un circolo operaio. Mio Dio, in una fabbrica cartotecnica gli operai hanno portato fuori dai cancelli. Il direttore era una carriola, urlavano come dei forsennati, spaccavano i vetri. Durante la notte hanno agganciato con un cavo metallico la statua di Lenin e l'hanno buttata giù, facendoli gestaci. Il partito aveva perso la bussola. Ricordo quello smarrimento di come i funzionari si chiudevano nei loro uffici con le tende tirate.